Buon pomeriggio, lettori di Dire Giovani. Siamo in compagnia di Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale Giovani, un organismo di rappresentanza delle future generazioni. Ma chiediamo alla presidente nello specifico di cosa si occupa. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è, come tu ben dicevi, un organo di rappresentanza dell'associazionismo giovanile italiano, ma allo stesso tempo svolge questa funzione di rappresentanza presso le istituzioni, perché è, così come previsto dalla norma istitutiva, è anche l'organo deputato a svolgere un'attività consultiva per quanto riguarda le politiche pubbliche che le istituzioni, in particolare il governo, mettono in campo. Per cui esercitiamo questa funzione consultiva attraverso proprio la rappresentanza che diamo alle organizzazioni giovanili di carattere ovviamente nazionale ma anche territoriale. Quindi ragazzi, sappiate che c'è qualcuno che vi rappresenta e che intercede per voi con le istituzioni. E a proposito di future generazioni, il Consiglio Nazionale Giovani un po' di tempo fa ha presentato un'indagine in collaborazione con Eures, che ha evidenziato dei dati preoccupanti sull'occupazione giovanile. Assolutamente sì, soprattutto dopo la pandemia che ha impattato in modo asimmetrico sulle giovani generazioni, perché se è vero che dal punto di vista sanitario ha colpito soprattutto le fasce più anziane della popolazione, dal punto di vista economico ha colpito soprattutto i giovani. Da cosa dipende, Questo Presidente? dipende da questa indagine, noi lo abbiamo, come dire, anche poi fotografato, dipende soprattutto dalle condizioni lavorative in cui versano i giovani, che sono condizioni di estrema precarietà. Non solo, condizioni legate a bassissime retribuzioni, dall'indagine emerge, ad esempio, che la retribuzione media annua di un giovane under 35 è di 10.000 euro annui. Soltanto il 7% riesce a guadagnare quasi 20.000 euro annui. Così proviamo anche a spiegare di che si tratta. Abbiamo chiesto, per esempio, al governo di riaprire un tavolo di lavoro sulla pensione di garanzia per i giovani. Che cos'è, in poche Cosa si tratta? parole? È appunto un modo per coprire attraverso dei contributi appunto figurativi quei periodi di lavoro in cui i giovani hanno scarsissime retribuzioni oppure non hanno alcun tipo di lavoro, non per loro ovviamente volontà, ma appunto per incapacità a cercare un'occupazione e quindi serve a supportarli nell'appunto loro fase lavorativa per quanto poi riguarda appunto la definizione dell'assegno pensionistico che percepiranno appunto poi in età avanzata. Quindi è un modo per cercare di venire incontro soprattutto alle difficoltà che i giovani oggi vivono nel mercato del lavoro. Ragazzi che guarderanno questa intervista sanno che il governo ha deciso di introdurne una per l'acquisto della prima casa. Una misura che sembra da un lato importante, però dall'altro volevo con lei fare una riflessione in merito alla fotografia di cui lei parlava poco fa. Ovvero sia, noi stiamo stanziando una misura per l'acquisto di una casa per i ragazzi che però non hanno un lavoro. Esatto. Tra l'altro, dall'indagine che noi abbiamo condotto, sappiamo che soltanto il 7% ha avuto la possibilità di chiedere, quindi non solo di ottenere, ma di chiedere un mutuo in banca. Il 53% addirittura ci ha detto che non ha mai pensato di far richiesta, perché? Perché sa di non avere le condizioni economiche. Per cui, sebbene sia un provvedimento importante, perché accresce un fondo che tra l'altro già era appunto già esisteva e dà appunto l'opportunità di acquistare un bene, no? Che poi è anche una fonte di reddito, ma le preoccupazioni sono due. La prima, come tu dicevi, legata appunto alla mancanza appunto di opportunità lavorative, nel senso la priorità deve essere il lavoro, dobbiamo mettere nelle condizioni i ragazzi di poter poi anche pagare questo mutuo. Dall'altra parte dobbiamo pensare anche a forme di sostegno legate poi anche alla mobilità di questa generazione. E quindi quando si parla di sostegno, per esempio, all'affitto, non è una misura, come dire, temporanea, anzi, può essere, si sposa molto bene con quelle che sono le
appunto anche le vite, ma poi le prospettive anche che hanno i giovani, no? Quanti di noi si sono spostati per studiare o quanti di noi poi hanno scelto dopo il percorso formativo di lavorare altrove. Quindi, diciamo, associare a questi interventi, anche interventi appunto di sostegno all'affitto e quindi appunto anche di garanzia di una mobilità formativa e lavorativa, laddove ovviamente non è dettata da necessità ma da volontà, può essere sicuramente anche e soprattutto di aiuto. L'indagine non è positiva, ma le prospettive come sono? Allora, le prospettive possono essere migliori, sicuramente. Io dico sempre, perché poi i dati che spaventano di più e anche dall'indagine emerge è la rassegnazione, sono quelli legati alla rassegnazione, cioè al senso proprio di sfiducia nei confronti del futuro e delle proprie prospettive, delle proprie opportunità. Per cui sicuramente il messaggio che io ho sempre poi dato anche a me stessa è quello appunto di non rassegnarsi, che sicuramente il percorso è complesso, ma che attraverso uno sforzo complessivo, collettivo, possiamo riuscire insieme a anche sollecitare le istituzioni, a sollecitare i soggetti pubblici e privati per cercare di mettere in campo una serie di politiche pubbliche che incidano effettivamente su quelle che possono essere le loro prospettive, non soltanto lavorative, ma soprattutto sulle loro scelte di vita. Perché oggi noi sappiamo che la precarietà lavorativa incide sensibilmente su quelle che sono le loro scelte. Su questo dobbiamo insieme lavorare per poter cercare appunto di stimolare un dibattito, di riaccendere l'attenzione sulle giovani generazioni, non in modo retorico, ma per tornare a mettere in campo politiche pubbliche che possano in qualche modo supportarli ed inserirli all'interno appunto del nostro sistema sociale ed economico. Vorrei commentare insieme a lei un fatto di cronaca, di attualità, e riguarda Aurora Leone, che è una giovane comica del gruppo The Jackal, esclusa dal tavolo della Nazionale Cantanti perché donna. Lei come commenta questo episodio? Allora, è un episodio spiacevole. Perché? Perché dimostra ancora una volta, se posso essere proprio tranchant, che l'Italia è un paese maschilista. E questo non lo scopriamo soltanto da questa vicenda, basta, come dire, guardarsi intorno. Non lo so, penso ad esempio agli autogrill, no? Quanti avranno visto in un bagno maschile dei fasciatoi e quanti invece li hanno visti in un bagno femminile? Questo perché? Perché, ad esempio, si è sempre pensato nell'immaginario collettivo che è come dire, una fotografia non proprio, come dire, No, ma è uno spunto meravigliosa, però è bellissimo. concreta, Sì. perché? Perché nell'immaginario collettivo si è sempre immaginato che la donna si occupi della Certo. cosa familiare e l'uomo invece. O le giovani ragazze oggi si trovano a vivere davvero ancora profonde disparità. Noi pensiamo, e davvero scusami, ma questo è un tema al quale tengo particolarmente, perché Prego. ti dico soltanto che quando sono stata eletta, ero la prima donna presidente e la prima domanda che mi fu rivolta non fu ma che cosa hai fatto nella tua vita, qual è la tua esperienza associativa, quanti anni hai, che cosa fai, mi fu come mai una donna per la prima volta è stata eletta presidente, che io trovo una domanda, come dire, talmente retorica se non fosse, come dire, collocata nel contesto in cui viviamo, in cui le donne hanno difficoltà ad accedere poi non solo ai luoghi decisionali, e quindi pensiamo al Parlamento, no? Oggi è rappresentato dal 30% soltanto delle donne, ma se fossimo una democrazia paritaria, in Parlamento dovrebbero essere sedute il 52% delle donne, perché le donne in Italia sono numericamente maggiori degli uomini.